Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 20. Il regno dei cieli, infatti, è simile a un proprietario terriero che uscì la mattina presto per assumere operai per la sua vigna. Dopo essersi messo d'accordo con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso la terza ora, vide altri che se ne stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò ciò che è giusto». E loro ci andarono. Uscito di nuovo verso la sesta ora e la nona ora, fece la stessa cosa. Infine, verso l'undicesima ora, uscì e trovò altri che se ne stavano in giro e disse loro: «Perché ve ne siete stati qui tutto il giorno senza lavoro?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha assunto». Allora lui disse: «Andate anche voi nella vigna». Quando si fece sera, il padrone della vigna disse al suo incaricato: «Chiama gli operai e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Arrivati gli uomini dell'undicesima ora, ricevettero un denaro ciascuno. Perciò i primi, quando arrivarono, pensavano di ricevere di più, ma anche loro furono pagati con un denaro ciascuno. Nel riceverlo, cominciarono a mormorare contro il padrone della vigna dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato soltanto un'ora, eppure li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo torrido». Ma il padrone rispose a uno di loro: «Amico, non ti sto facendo nessun torto. Non ci eravamo messi d'accordo per un denaro? Prendi quello che ti spetta e va via. Io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non ho il diritto di fare quello che voglio con ciò che mi appartiene? Ho il tuo occhio invidioso perché io sono buono?» In questo modo gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo la strada disse loro: «Ecco, stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno a uomini delle nazioni perché sia deriso, flagellato e messo al palo, e il terzo giorno sarà risuscitato». Allora la madre dei figli di Zebedeo gli si avvicinò con i suoi figli e gli rese omaggio per chiedergli qualcosa. Lui le disse: «Che cosa vuoi?» Lei rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù replicò: «Non sapete quello che state dicendo? Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dissero: «Sì, possiamo berlo». Lui rispose: «Effettivamente berrete il mio calice, ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo. Quei posti appartengono a coloro per i quali sono stati preparati dal Padre mio». Gli altri 10, sentendo tutto questo, si indignarono contro i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni le dominano e che i grandi esercitano la loro autorità su di esse. Fra voi non deve essere così, ma chiunque vuole diventare grande fra voi deve essere il vostro servitore, e chiunque vuole essere il primo fra voi deve essere vostro schiavo. Proprio come il Figlio dell'uomo è venuto, non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto in cambio di molti». Mentre uscivano da Gerico, una grande folla lo seguiva. Ed ecco, due ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono: «Signore, figlio di Davide, abbi misericordia di noi!» Ma la folla li rimproverava dicendo loro di stare zitti. Loro però gridavano ancora più forte: «Signore, figlio di Davide, abbi misericordia di noi!» Quindi Gesù si fermò, li chiamò e disse: «Cosa volete che faccia per voi?» E gli risposero: «Signore, fa che i nostri occhi si aprano». Mosso a compassione, Gesù toccò i loro occhi e immediatamente recuperarono la vista e lo seguirono.